Benvenuti, siamo molto molto felici di presentare questa sera in via ufficiale e riservata, perché questa è una serata riservata, poi l'inaugurazione aperta a tutto il pubblico ci sarà domani sera, la mostra di Oksana Massa, che presento, è l'artista con noi, eccola, Oksana Massa. Venuta e patrocinata e sostenuta insieme alla nostra fondazione dalla Heritage Art Foundation, di cui con noi è qui presente la direttrice Cristina, ecco, e anche curatrice, co-curatrice della mostra insieme al nostro presidente Sandrina Bandera. Quindi questa sera si sono un po' mescolate le carte, quindi benvenuti a voi, grazie della vostra presenza. Io darei la parola prima di tutto all'assessore alla cultura Isabella Peroni, poi ad Andrea Mascetti, rappresentanza di Fondazione Cariplo, che per 3 anni è nostro partner ufficiale in tutte le attività museali, avendo noi vinto un importante bando proprio per l'operatività ad ampio raggio del museo, e poi al nostro sindaco Andrea Cassani. Grazie Isabella. Grazie a voi, buonasera, benvenuti, è una sera importante perché apriamo quindi questo sguardo internazionale, un'artista, la vedrete, molto eclettica, molto forte. Noi ovviamente abbiamo già avuto il privilegio di vedere la mostra e capirete la sua forza. E mi preme però sottolineare qui l'importante, il continuare a voler fare rete, quindi questa è una dei punti fissi che stiamo perseguendo, quindi collaborazione con la fondazione, ma collaborazione con SEA. Perché poi verrà magari specificato, ci sono anche delle opere che sono state collocate nell'aeroporto al Terminal 1 e quindi anche una porta veramente verso l'Europa e io voglio dire anche verso il mondo, che per noi è fondamentale. Quindi non ci fermiamo, vogliamo veramente che il respiro del MAGA sia sempre più ampio, l'amministrazione c'è, noi sosteniamo tantissimo questa attività, io stessa mi impegno, mi sono impegnata, inizieremo con la settimana prossima la 18ª edizione di 2000 libri, porteremo qui un autore internazionale, quindi sempre in questa sede, sempre in quest'ottica di saperci, insomma, pensare un pochettino in grande. Quindi avervi qui è un grandissimo onore, domani ci sarà l'inaugurazione, diciamo, aperta a tutti e speriamo davvero di poter continuare effettivamente in questo percorso. La mostra rimarrà fino a gennaio e quindi ci sarà modo veramente di avere tanto pubblico e tanta attenzione su questa artista meravigliosa. Grazie ancora. Sì, prima di passare la parola ad Andrea Mascetti per Fondazione Cariplo, ribadisco quello che ha ben chiarito l'assessore, la mostra ha 3 partner, quindi della Fondazione Art Foundation, la Fondazione MAGA e SEA per il progetto SEA e MAGA per l'arte. Quindi la mostra è su 2 sedi qui e in SEA, sia partenza che arrivi, sia nelle aree di grande passaggio, sia nelle sale VIP. Per cui è stato uno sforzo importantissimo perché le opere sono giunte a questo museo da tutta Europa, da Mosca, da Londra, dalla Spagna e confluendo poi prima al MAGA e poi distribuite nelle varie sedi espositive. Quindi è stato davvero un grande lavoro di coordinamento e di scambi internazionali. Ora un ringraziamento per Fondazione Cariplo da Andrea Mascetti. Allora, grazie a voi per questa bellissima iniziativa. Sono particolarmente contento di essere qui perché c'è Oksana Massa, che non si ricorda probabilmente, ma ci siamo incontrati alcuni anni fa a casa della famiglia Scholli, di cinesi, che appunto hanno così cominciato un po' di collaborazione con il nostro mondo. E devo dire che questo incontro tra il Canton Ticino, qui ci sono molti ticinesi, la nostra Lombardia, quest'area, l'Insubria, eccetera, è uno degli elementi che secondo me più qualifica, perché in questa nostra terra un po' di confine, dove tanti personaggi si sono mossi poi verso l'est dell'Europa, pensiamo a coloro che hanno poi costruito San Pietroburgo, che hanno attraversato tutte queste lontane terre, qui si sono trovate e hanno ritrovato in qualche modo anche in questo appuntamento che unisce parti dell'Europa, un momento veramente importante. Questo è un po' quello per cui anche noi vi ringraziamo come Fondazione Cariplo, perché questo sforzo anche del MAGA di diventare un punto di riferimento anche transnazionale è proprio quello a cui anche noi così,
qualche modo abbiamo cercato di collaborare anche finanziariamente con voi. Per cui grazie per tutto il lavoro che state facendo, grazie al Presidente, grazie alla direttrice, che devo dire che sono ovviamente sempre attivissime, grazie all'amministrazione, grazie naturalmente a Oxana Nassi e a tutti coloro che hanno permesso questa bellissima iniziativa. Vi garantiamo che Fondazione Carico sarà sempre con voi e sempre più forti per far sì che il MAGA diventi veramente un centro che va al di là della rata della Lombardia, come già è stato, come già è, e che riesca veramente a diventare un punto di riferimento transnazionale con tutte iniziative belle come queste. Grazie. Bene, e allora adesso la parola ad Andrea Cassani in qualità proprio di sindaco di questa città. Grazie Emma, grazie a tutti per essere qui questa sera. Come hanno già detto Isabella e Andrea Moscetti prima di me, è sicuramente un incontro importante perché è la prima volta che ci affacciamo appunto all'estero. Stiamo diventando un museo internazionale e dopo questo evento ce ne saranno altri sempre sul solco tracciato. Oxana Mas l'ho conosciuta grazie alla famiglia Sciolli che aveva portato alcune riviste, alcuni cataloghi sulle opere, e devo dire, come ho già detto prima, lei che mi ha impressionato molto le sue opere fatte con le uova, quindi sono molto contento che siamo riusciti a portarla qui. Altro elemento importante, come ha già detto Isabella, è la collaborazione con le altre fondazioni, appunto, che sicuramente aiuterà il MAGA a portare mostre più interessanti qui e comunque sia ci aiuterà anche nel sostenere i costi di queste opere che hanno un valore internazionale. L'artista è sicuramente dell'est, ma poi vedrete dei quadri, ci sono delle influenze spagnole, perché se non mi sbaglio risiede in Spagna, giusto? Quindi non è solo arte dell'est, ma ci sono influenze anche dell'Europa mediterranea, e sicuramente è davvero interessante, e tra poco andremo a vederlo. Grazie. La parola a Sandrina Bandera come co-curatrice della mostra, insieme a Cristina, che ci introducono alla scelta curatoriale delle opere, e poi faremo due chiacchiere con Oxana e andremo a vedere la mostra e poi alla fine il rinfresco, quindi ci sarà anche modo di dialogare con noi e con l'artista, soprattutto anche dopo la presentazione. A te Sandrina. Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi a inaugurare questa mostra, che effettivamente è un po' una grande partenza, ripartenza per il nostro museo verso un confine internazionale. Il tema trattato in realtà è uno dei grandi temi della storia dell'arte, la città spirituale è quasi un archetipo, un concetto che nasce insieme all'uomo, penso a Platone, penso a Sant'Agostino, diventa comunque un vero genere artistico nel Rinascimento. Penso ai bozzetti, ai disegni da Brunelleschi a Michelangelo, costituiscono un genere artistico che si rappresentano a livello bidimensionale con dei disegni, o addirittura a livello tridimensionale con dei bozzetti lignei, che hanno un ruolo nell'ambito della storia dell'arte. Ma il bozzetto, il disegno, come dicevo, di città intesa come quasi metafora, con una visione che non è semplicemente quella pratica, pragmatica, ma che è anche, forse soprattutto, quella di rappresentare qualcosa che è dell'anima, che è divino, nasce molto prima, nasce nel Medioevo, nasce con la pianta del monastero di San Gallo, nasce con la pianta di Cluny, con le piante dell'abbazia cistercense, quindi tra il IX e il XII secolo. Rappresenta evidentemente la voglia, il desiderio di rappresentare a livello di segni. La metafora della città rappresenta la capacità dell'uomo, per usare un termine usato da Lévi-Strauss, di saper astrarre, la capacità dell'uomo di rappresentare per astrazione. La città è comunque, per cercare di approfondire cos'è la città nel Novecento e nella visione del Novecento, un insieme di segni. Vorrei rimandarmi a un testo importante, fondamentale per gli architetti, di Roland Barthes, che è
urbanisme e semiologia, apparso nel 71 su una rivista di architettura contemporanea, è un insieme di segni in cui i contrapposti, e qui arrivo a Oksana, i contrapposti si armonizzano, trovano un loro accordo, e tutta la mostra è effettivamente una rappresentazione di città, così come Oksana ha voluto rappresentarlo, attraverso una serie di metafore che esegue anche grazie alla sua capacità creativa molto forte, che si esprime attraverso più linguaggi, più sommesso e più violento quasi, ma tutti molto forti, usando colori lucidi, toni contrastanti, con una personalità molto forte, che si dipana, questa rappresentazione di città, da una rappresentazione bidimensionale di piante che quasi richiamano la pianta di San Gallo, del monastero di San Gallo, la primissima pianta che conosciamo della storia dell'uomo, che è dell'832, se non mi sbaglio, quindi del IX secolo, che rappresenta le piante di moschee, sinagoghe e di chiese cristiane, grandi chiese della cristianità. Queste piante sono state disposte da Oksana sul pavimento, quindi con un forte senso di essenzialità, e vengono riflesse sulle pareti da opere, quadri bidimensionali, in tre momenti separati. Abbiamo una parete con una rappresentazione un po' metaforica di persone rappresentate con degli effetti di lucido e opaco a monocromo, nero su nero, molto forti, della dimensione nostra, che sembrano quasi persone che entrano. Poi abbiamo sulle due pareti laterali delle visioni che fanno quasi da specchio di quello che è rappresentato sul pavimento, una rappresentazione assolutamente orientale, costituita da segni che creano una specie di intarsio nero e oro ci richiama sicuramente Bisanzio, ci richiama l'Oriente, e un'altra parte di parete molto distinta, molto a categorie, questa mostra, che rappresenta la metafora della religione e della città spirituale secondo una visione cristiana, i suoi pannelli di Oksana, che sono essenziali, con dei punti neri su fondo bianco, sono distribuiti come un polittico di tradizione occidentale. Al centro un pannello più grande degli altri, secondo la tradizione, che rappresenta un'immagine abbastanza nota in epoca recente e che richiama un disegno di Leonardo del Cenacolo, un disegno visto come se le figure fossero rappresentate dall'alto, e sono dei semplici punti neri che danno l'illusione di essere una visione dall'alto del busto di Cristo e degli apostoli, distribuiti come fossero intorno al tavolo, che non è rappresentato, ma è evidentemente una connessione che si intuisce e che richiama un disegno di Leonardo che è stato esposto alla mostra di Londra di pochi anni fa, di Leonardo, un disegno quindi molto importante, è forse l'unico disegno completo del Cenacolo, che è abbastanza noto, quindi facile da riconoscere. Nell'altra sala abbiamo la rappresentazione, eseguita per simboli, per metafore, dei contrasti della città attraverso gli effetti che sono la firma di Oksana, cioè la sua forza, il suo dinamismo, effetti di colore, effetti molto forti, che sono bianco su nero, come una grande danza, una specie di vortice, una specie di onda bianca e nera, degli effetti lucidi e opaco di nero o dei colori fortissimi. E poi sempre con questa idea del contrasto che si compone attraverso segni molto essenziali, questa capacità di trasformare in modi, in visione essenziale, riconosciamo poi tutta la storia dell'arte del Novecento russa, che parte da Malevich, dallo strutturalismo, e annulla gradatamente la forma per arrivare a modi molto essenziali. E quindi, dicevo, al centro abbiamo dei corpi, delle vere sculture, per noi quasi impensabile,
a partire dalla prima stanza, che invece è tutto disposto in modo bidimensionale, sono dei vetri di colori scangianti, forti, fusi su dei metalli che sono dei metalli aspri, duri, dei metalli che costituiscono i motori di automobili dismesse. Un contrasto forte, ma che si compone in un'idea di ordine, di armonia. Quindi è questo forse quello che è da cogliere in Oksana, la capacità di saper esprimersi attraverso vari linguaggi, ma con un progetto molto chiaro che parte dall'inizio, arriva alla fine anche attraverso modi diversi, ma il progetto è unico, e la forza, la chiarezza della sua potente capacità di rappresentare. Altrettanto in Malpensa abbiamo dipinti e effetti cromatici fortissimi, adatti per un pubblico come quello che viaggia, che ha bisogno di segni forti, di qualcosa di molto forte da vedersi anche un po' in fretta. E poi sia Malpensa sia qui le sue composizioni, per cui è diventata nota, cioè queste forme circolari con le uova, sono queste tra l'altro le sue opere con le quali si è fatta conoscere quando ha rappresentato il suo paese, l'Ucraina, due biennali fa, e da questo noi siamo un po' partiti, ci è stata resa nota da questa sua potente presenza, ma rispetto alle uova voi vedrete il suo linguaggio è veramente molto molto ricco, sempre come è appunto nelle uova, segnate da una sua grande forza di identità, da un grande dinamismo. E adesso vorrei passare la parola alla co-curatrice, la dottoressa Cristina Krasnanyanskaya, che è insieme a me co-curatrice. Abbiamo lavorato a distanza, ci siamo intese, ma vedrete che il suo modo di parlare di Oksana alla fine è diverso dal mio, perché il suo punto di vista è quello della loro cultura, una cultura molto ricca, una cultura che si nutre anche dalla nostra cultura occidentale, ma una cultura orientale, quindi un modo diverso dal nostro, ed è veramente molto interessante, e la ringrazio moltissimo, è stato molto bello lavorare e unire i nostri pensieri insieme. E spero che la collaborazione continui. Grazie. Buonasera a tutti. Io parlo un po' italiano, però preferisco parlare in inglese oppure in russo, che è Natalia che può tradurre. So thank you very much, first of all, that all of you are here tonight. You found your time Friday night to come to see the exhibition. We're very proud that we are in collaboration with this beautiful museum, MAGA. And I'm very proud that I was a co-curator of Signora Bandera. And I think that we created a very special and very nice dialogue. Sandrina, she told already in details about the exhibition, and of course, I don't think you will have any difficulties now to follow up and to see all the projects and all the pieces that are presented. But I'd like to say a couple of words about the artist by herself. I know her more than 14 years, since 10 years, and she's very creative, and she was already in Italy. It's her third time when she's represented here. First time it was Venice Biennale at 54th Venice Biennale. She was representing Ukrainian pavilion with a very interesting project which calls Altar of Nations, and it was very interactive, and people more from 42 countries all over the world were in the project, participating in the project. And then she collaborated with Glass Dress, which was also very interesting, with Veranda Studio, and a part of this wonderful project you will see tonight here. And what you are going to see here, it's like a summarize of her creation, of her talent, of her understanding and philosophy of last 10 years. There are some artwork that she created specially for the museum after she met Sandrina and Emma. She told me, listen, it's a special museum and I want to do something special for them. And she created 15 fantastic abstract works that are matching very nice with abstract art of Italian 50s. So our attempt was to create a kind of dialogue with the permanent collection of the museum. And of course, Sandrina already mentioned it, that she was Oksana, she was inspired
by suprematistic art by Malevich, by Soet, and you will easily find it in her artworks. So just enjoy, go to see the exhibition, and if you have any questions, don't hesitate to ask me. We're a team here, Sandrina, me, Emma, artist by herself, and also our colleague Julia, part of our team. So we are going to help you to understand what's going on here. Enjoy your evening, and thank you very much that you came here. Siamo diventati internazionali, bisogna che tutti si impari bene l'inglese. Grazie. Adesso no, no, ma è giusto, dobbiamo diventare tutti internazionali, dobbiamo diventarlo veramente. E ci proponiamo per le prossime mostre con Oksana di essere ben preparati su questo. E tengo molto a ringraziare il dottor Mascetti per la doppia sua partecipazione come Fondazione Calipro e come persona che all'inizio ci ha presentato Oksana. Effettivamente sono due aspetti, insieme al sindaco che ci aiuta anche dandoci delle idee importanti, interessanti, e lo ringrazio moltissimo. Ci ha portato in macchina, l'assessore ci ha molto sostenuto anche in certi momenti in cui eravamo un po' in crisi, ci ha molto aiutato. Un ringraziamento ai fratelli Sciolli che si sono dati moltissimo da fare, e anzi la nostra attività di tipo internazionale continuerà anche tra breve, e abbiamo trovato in loro dei partner, delle persone tra l'altro molto colte, vivaci, interessanti. Rivellino, ringraziamo moltissimo. Alcuni ringraziamenti interni a Naga, tutto il personale. Vorrei ringraziare fra tutti, eccezionali, tutti veramente, Alessandro Castiglioni per la capacità scientifica, per sapersi impegnare anche nelle difficoltà, alle volte, di riuscire a conciliare l'Occidente con l'Oriente, perché non è facile, sembra facile, ma non lo è. E ovviamente la mia amica e direttrice Emma Zanella, che condivide questo progetto per il futuro. Adesso passiamo alla conclusione. Ну, уже вроде бы сказали столько, что надо уже идти, наверное, смотреть выставку. Mi sa che è stato detto già abbastanza, e è arrivato ora di andare a vedere la mia mostra. Но я все равно должна поблагодарить, я очень хочу поблагодарить, опять же, музей, потому что я все-таки здесь две недели все это монтировала, и на самом деле я очень близко была с этими людьми в этом музее. На самом деле это все такой очень точный, слаженный организм, да, с которым было работать огромное удовольствие. E comunque io ci tengo a ringraziare le persone e il museo che hanno lavorato con me due settimane. Questo è un meccanismo fatto in modo preciso e mi hanno seguito molto bene. Sono molto contenta e ho lavorato molto bene con loro in queste due settimane. Я бы очень хотела поблагодарить Сандрину и Кристину как кураторов этого проекта. Ringrazio Sandrina e Cristina come curatore di questo progetto. Потому что мы художники видим, в общем-то, свои произведения тогда, когда они уходят из мастерской. И эти два человека, в общем-то, смонтировали и сделали вот тот проект, который вы сейчас увидите. Noi artisti vediamo nostre opere ultimo nel ultimo momento nella nostra nel nostro nostro spazio, nel nostro studio, e dopo quando arrivano qua nel museo loro qua i curatori hanno visto hanno avuto un'altra visione delle mie opere e quello che vedete voi adesso. Я бы очень хотела поблагодарить сотрудников аэропорта Мальпенса, потому что это тоже удивительные люди, которые сделали вот этот шаг к искусству, и этот аэропорт, конечно, качественно отличается от других аэропортов мира. Vorrei ringraziare anche i colleghi che hanno lavorato in Malpensa per noi e hanno fatto un passo molto importante verso l'arte, e questo distingue il nostro aeroporto Malpensa dagli altri. Я бы хотела поблагодарить мэра, те организации, те институции, фонды и тех людей лично, которые поддерживают музеи, которые поддерживают современное искусство в этом городе, в этой стране и в мире. Vorrei ringraziare me, l'associazione e tutte le fondazioni che credono nel museo e danno possibilità a noi di crescere e svilupparsi e andare avanti. Per noi artisti è importante.
И я бы очень хотела поблагодарить всех тех наших друзей, наших близких друзей, которые приехали сегодня поддержать нас. Я хотела поблагодарить всех, кто пришел сегодня на эту выставку. И мне, конечно, тоже будет интересно увидеть ваши лица, увидеть ваши глаза, когда вы будете смотреть на этот проект. Vi ringrazio i nostri amici, i colleghi che sono arrivati qua per vedere la mia mostra e vorrei vedere, leggere nei vostri visi, nei vostri occhi la soddisfazione che spero le mie opere lasceranno in voi. У меня сегодня была такой, ну, сегодня была пресс-конференция, и одна журналистка задала мне такой достаточно интересный вопрос. Она говорит: «Оксана, ну вот ты построила здесь духовные города, и что, ты действительно в это веришь? Или это все-таки утопия?» Stamattina c'era qua la pressconferenza e una giornalista mi ha fatto una domanda che voglio ripetere. Mi ha chiesto: adesso hai costruito qua le città spirituali, ma tu veramente credi che tutte le religioni del mondo potrebbero unirsi e finire la guerra tra di loro? La mia risposta era la seguente. No, io assolutamente convinta che именно художники, архитекторы, мыслители, сейчас я думаю, еще, наверное, и айтишники. Это те люди, которые придумывают этот мир, придумывают эту планету. Io sono sicura che noi artisti, architetti, gente pensante, sono loro che inventano questo mondo e siamo noi che portiamo avanti la pace. Вот, и только за нами уже идут мэры, финансисты, экономисты и все остальные люди воплощать это в материальный мир. И solo dopo di noi arrivano i mayor, politici, mondo finanziario e economia. Tutto il resto prima siamo noi e dietro di noi tutto il resto del mondo. Поэтому я верю в искусство. Io credo nell'arte. Я верю в красоту. Io credo nella bellezza. И я верю в женскую созидательную энергию. Io e anche confido nella energia femminile creativa. Io assolutamente convinta che Emma, наверное, сейчас уже нас пригласит посмотреть выставку. E sono sicura che Emma adesso ci invita tutti noi ad andare a vedere le mie opere. Certamente. Grazie. Buonasera a tutti.